Buonasera, allora, quello che era stato anticipato, non da me, da tutti quanti, insomma, si è verificato sia il patteggiamento di Fagioli, adesso ufficiale, c'è anche il comunicato ufficiale, spieghiamo bene che la pena è comunque di 12 mesi, la squalifica è di 12 mesi, però 5 di questi sono stati commutati in una sorta di servizio sociale. Aggiuntivo ai 7 mesi di squalifica. Cosa vuol dire? Che lui per 5 mesi dovrà occuparsi di illustrare la propria situazione e diciamo spiegare sulla base della sua esperienza il fenomeno della ludopatia, naturalmente istruendo presso appositi enti che sono centri sportivi, possono essere scuole e quant'altro i ragazzi in modo tale che non cadano in questa patologia. Quindi questa funzione educativa appunto della squalifica in questo caso andrà ad estrinsecarsi in questa attività che lui dovrà svolgere obbligatoriamente in un ciclo, diciamo così, di lezioni, ecco, naturalmente sotto osservazione della giustizia sportiva, perché allora dovesse trasgredire alla pena accessoria, diciamo sì, chiamiamola comunque pena accessoria, diciamo così, questa sarebbe commutata automaticamente in ulteriore squalifica. Quindi la squalifica è 12 mesi, ma 8, 7, scusate che io con l'aritmetica non sono ferratissimo, 7 di squalifica effettiva e 5 così. Tra l'altro, facendo due conti, sì, già si dice che potrebbe rientrare in tempo per l'europeo, però qui adesso stiamo andando naturalmente oltre, anche perché non credo, adesso devo verificare, ma non credo che abbia la possibilità in questi 7 mesi di allenarsi con la squadra o comunque con una squadra, si potrà allenare eventualmente da solo. Credo, qui adesso devo trovare conferma, ma credo che sia così. E quindi è evidente che sì, quando anche potesse rientrare a giocare in giugno, gli mancherebbe il cosiddetto ritmo partita, il contatto con i compagni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la vedo difficile, ma molto difficile che Fagioli possa partecipare ad un campionato europeo. Però vediamo, se per caso gli sarà concesso anche di allenarsi, ma dubito fortemente, allora il discorso potrebbe cambiare. Diciamo che dal punto di vista Fagioli il discorso è chiuso, quindi la punizione c'è stata ed è giusto che sia così, ma è anche giusto che venga utilizzato il ragazzo, il giocatore, come strumento per insegnare agli altri la maniera di non cascare in questa patologia. Ovviamente prima lui dovrà completare il suo percorso di recupero che ha già iniziato da mesi, spinto dalla Juventus. Per appunto ritrovare psicologicamente una condizione di forza per fare in modo che lo stimolo, il richiamo di questo vizio non possa sopraffarlo ancora. In pratica, ragazzi, per spendere una terminologia per altri settori, è un po' come il tossicodipendente che si disintossica fisicamente, nel suo caso smette di giocare, ma deve disintossicarsi anche mentalmente. Perché? Perché in questi casi qua, la prima cosa che succede quando escono dalle cliniche, ci sono gli spacciatori che vanno a regalare la roba. In questo caso ci sarebbe la possibilità del libratore che subito ti contatta per farti ricascare nel vizio del gioco. Purtroppo a livello illegale funziona così. E vabbè, ho notato che molti hanno preso più o meno la stessa posizione che avevo preso io sul discorso, Stato che ti dice di non giocare, ma poi promuove il gioco attraverso spot pubblicitari, attraverso sponsorizzazioni, addirittura nel mondo del calcio, eccetera, eccetera, con la possibilità di giocare durante le partite, prima delle partite, appena prima, poi lo vedete nelle trasmissioni televisive che precedono gli eventi calcistici. Spesso passano questi spot o queste, chiamiamole, televendite,
società di scommesse. E qua siamo veramente, no? All'assurdo. Ti dico di non giocare o di farlo con la dovuta, col dovuto raziocinio, perché fa male, però ti faccio giocare. Vale. Ok, chiuso l'argomento fagioli, adesso vedremo cosa succederà con gli altri e soprattutto cosa succederà con nuove rivelazioni che si attendono. Doveva essere oggi il giorno, ma evidentemente Corona ha deciso di posticipare gli annunci, a meno che arrivino durante la partita Inghilterra-Italia. Volevo tornare sull'altro argomento di quest'oggi, che è il famoso decreto crescita, perché c'è stata una precisazione anticipata da Calcio e Finanza, per cui il decreto crescita permane o ci sarà ancora in ambito, nell'ambito dello sport professionistico. Quindi i calciatori professionisti che arrivano dall'estero potranno beneficiare ancora, le società potranno beneficiare ancora del decreto crescita per questi calciatori. Anche se c'è comunque allo studio una rivisitazione di questa situazione, proprio per il settore sportivo. Quindi è possibile che nei prossimi mesi ci sia comunque un cambiamento o addirittura una cancellazione del decreto crescita. Per il momento permane. Questo mi permette anche innanzitutto di dare questa precisazione, perché c'eravamo cascati un po' tutti, perché si parlava di lavoratori dello sport, l'abolizione del decreto crescita per i lavoratori dello sport. Non si era specificato, però i lavoratori professionisti sono esclusi da questo provvedimento di cancellazione. Quindi specifichiamo qua e rispondiamo anche a chi naturalmente vuole fare un po' il solito accusatore della Juventus, sto parlando della nostra chat, della nostra comunità, diciamo così, e che mi faceva notare che la Juve è talmente forte da influenzare i provvedimenti del governo, pensando appunto alla cancellazione del decreto crescita, perché guarda caso chi andrà a beneficiarne maggiormente. Chi è stata la prima ad avere una seconda squadra, una next gen? Ecco, caro mio, hai preso due abbagli. Il primo l'abbiamo preso tutti e due assieme, tutti assieme, perché pensavamo appunto che il decreto di crescita fosse abolito per tutti quanti, e invece permane. Quindi la Juve non ha tutte queste influenze a livello politico. Quindi prima cantonata, seconda cantonata, come ho fatto anche notare, arrivano, ma vale per tutti questo. Non è che la Juve avrebbe beneficiato poi così tanto e quindi avrebbe valorizzato il prodotto italiano con la Next Gen, perché la Juve ha 10 stranieri nella Next Gen. Ora cercherò di capire se tutti e quanti 10 possono avere un doppio passaporto o se siano comunque di origine straniera ma cittadini italiani. In ogni caso ci sono 10 nominativi stranieri all'interno della formazione Next Gen, considerando anche il Diz e Huijsen, che peraltro adesso sono aggregati alla prima squadra. Quindi non è che la Next Gen, le squadre primavera, non siano piene di stranieri. Quindi, crollato il castello. Mi dispiace perché ogni volta, mi dispiace un eufemismo, che ogni volta che si costruisce un castello per cercare, no, di andare contro il sistema Juventus, questo castello implode, cade. Mi dispiace. È così. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani.